Itinerario a Bali di 2 settimane. Ciao amici, siamo Edo e Marti, 2 viaggiatori accaniti, e sono ben 2 estati di fila che andiamo a Bali, un'isola indonesiana, e quindi oggi siamo qui per voi per stilare un itinerario perfetto. Ma prima, se vi piace viaggiare, iscrivetevi al canale. Iniziamo subito. Atterrati a Denpasar, il capoluogo di Bali, ci siamo diretti verso sud a Uluwatu. Assolutamente qui da non perdere è il tempio dell'Uluwatu, con che è bellissimo in cima alla scogliera, con le sue scimmie cattivissime, pericolosissime. Non prendetele sotto gamba, ci saranno 1000 cartelli, però non guardatele negli occhi, perché ragazzi, mi fanno paura. Abbiamo visto di quelle scene che neanche nei film si vedono. In generale, questa parte dell'isola è famosa per le sue scogliere altissime, per le sue onde, infatti ci sono un sacco di surfisti, per le sue spiagge, ma non intanto per l'acqua, perché l'acqua cristallina vi diremo dopo dove trovarla, ma proprio per il paesaggio che ha in sé la spiaggia, con appunto queste formazioni rocciose. Ci sono tantissime spiagge belle su questa costa qui, dove parte per esempio Padang Padang, però un consiglio è andare la mattina, perché il pomeriggio l'oceano si ritira e quindi poi non si può neanche più fare il bagno. Questo vale per tutta Bali, non solo per, cioè proprio per tutto. E se volete fare la vostra prima esperienza di surf, non è il posto adatto, anche se è pieno di surfisti, perché secondo noi le onde sono un po' più forti. Sono più forti, basta. Dopo vi diremo anche dove fare la prima esperienza di surf, se volete. Una chicca che si può aggiungere al viaggio, che non è nel nostro stile, però ci è piaciuta veramente tanto, ci abbiamo lasciato il cuore, è il The Edge, un club che è praticamente ha una piscina a strapiombo in cima alla scogliera, dove si vede tutto il paesaggio e potete guardare giù. E sotto di voi la piscina è fatta di vetro, sotto di voi avete il vuoto, cioè avete l'oceano. Lusso, tra virgolette, perché si parla di 15-20 euro, però se volete andare bisogna prenotare. Non potete presentarvi lì e basta, prenotare. E sempre in questa zona c'è un localino a cui ci siamo affezionati tantissimo, perché è stato il primo posto dove siamo andati la nostra prima volta a Bali. Si chiama così, e lì si vive proprio la vera cucina balinese, calma, proprio con serenità. Quindi anche se non c'è nessuno, aspetterete 2 ore per mangiare, però vi arriva cibo buono, servito bene e con calma, ecco. Sì, diciamo, se avete fretta non andate lì, perché però quella è la cultura, un problema. Bisogna andare a Bali con calma. Poi ci dirigiamo verso il centro di Bali e teniamo come nostra base fissa per 4-5 giorni Ubud, che è una cittadina stupenda. E qui quello che abbiamo fatto noi, ma quello che fanno tutti, sì, diciamo, sono gite di un giorno in giro per l'isola. Quindi partenza la mattina presto con una destinazione e poi si torna a casa a Ubud la sera nella vostra casina. È comodo perché Ubud, essendo centrale, si possono raggiungere, sì, un sacco di cose in tutte le direzioni. Questa cosa si può fare in 2 modi: o in autonomia con lo scooter, quindi noleggiando uno scooter all'incirca siamo sui 6 euro al giorno, oppure con una guida, quindi con l'automobile, e siamo circa sui 40 euro, che ovviamente è più costoso, però se già siete in 3-4 persone vi dividete le spese, cioè si può fare. Allora, diciamo che con lo scooter avete la possibilità di muovervi come volete, partire ancora volete, eccetera eccetera, ammirare paesaggi bellissimi con lo scooter, che secondo noi quella è una cosa bellissima. Però il vostro sederino non vi ringrazierà, perché le ore in scooter sono tante e sì, e potreste annoiarvi. Mentre con la guida ovviamente siete in macchina, quindi non dovete guidare, siete più comodi, però ovviamente costicchia un po' di più. Adesso vi diamo qualche idea di itinerario in giornata partendo da Ubud. Partiamo subito con una giornata full, con l'obiettivo di arrivare in questo spot a vedere il tramonto, quindi bisogna partire abbastanza presto, perché il tramonto a Bali tutto l'anno è circa verso le 6 di pomeriggio. Siamo vicino all'equatore. Esatto. Prima tappa, dopo 40 minuti di scooter raggiungiamo le cascate, come si chiamano? Phugat Chepngo Waterfall, che sono veramente uniche grazie ai giochi di luce che ci sono in questo canyon. Viene fuori una magia assurda. Ovviamente più presto partite più bello sarà, perché ci sarà meno gente, essendo che sono molto famose. La seconda tappa è il tempio madre di Besakì, il tempio più grande di Bali. Qui con un biglietto di 5 euro avete il sarong, la guida e la navetta che vi porta fino su. È un tempio veramente bello, bello, figo, unico, autentico, tenuto veramente bene. Ma soprattutto con la guida, essendo che se non prendete la macchina e quindi siete in scooter, con la guida vi spiega bene, capite bene la cultura, tutti i dettagli. La terza tappa, dopo un'altra oretta di scooter, è il Bukit Cinta, uno spot dove si vedono le risaie e in sfondo il vulcano più alto di Bali, il monte Agung. Veramente bello fermare
fermarsi lì, fare una piccola merenda per poi arrivare a destinazione, allo spot fotografico che sembra un parco fatto apposta per i turisti, e lo è effettivamente. Però il consiglio è aspettare che il sole scenda, perché tutti andranno via e quindi rimarrete da soli ad ammirare la luce soffusa del sole che è ancora dietro il monte. E quindi avete lo spot tutto per voi, diciamo, esatto. Da soli. È stato veramente... Perché sì, tutti devono andare via con le navette, invece voi se lì siete con lo scooter, siete da soli, potete rimanere lì anche tardi. Esatto, state attenti perché per arrivare è un po' tosta. Noi abbiamo fatto un video di questa giornata e ve lo lasciamo qua da qualche parte. Un giorno si può semplicemente stare a Ubud, godersi la cittadina, fare ovviamente un salto al mercato dove ci sono tantissime bellissime da comprare, souvenir eccetera eccetera. Potete vedere il palazzo reale e poi una tappa che secondo noi è molto carina è la foresta delle scimmie. Dove anche lì, mi raccomando, dovete stare attenti perché va bene che le scimmie sono vaccinate, però comunque l'anno scorso un nostro amico è stato morso sull'orecchio e quindi nel senso, state attenti, è sempre meglio. Se invece la mattina volete fare un'esperienza un po' più adrenalinica, potete fare rafting nel fiume... Vabbè, ve lo scriviamo qua sotto il nome del fiume, perché l'anno scorso l'abbiamo fatto e è veramente bello, sei immerso nella natura, nella giungla. Altra giornata full alla scoperta delle cascate di Bali, la prima è la Leke Leke Waterfall, che è proprio, sembra una cascata di un film, perché è proprio immersa nella natura, vedi solo quella con il sasso lì proprio messo apposta, sembra per fare le foto. Si può fare il bagno e dopo un'oretta di scooter si raggiunge, quindi... Sì, esatto. Si pedala. Percorrendo questa strada, perché la nostra destinazione sono altre cascate, passerete per il Tempio sul Lago e anche per uno spot fotografico alle Porte del Paradiso che si chiama Bali Andara Gate per fare la... classica foto. Esatto, mi hai preso le parole di bocca, grazie. La nostra destinazione sono quindi le cascate Aling Aling che... Sono veramente divertenti perché qui puoi saltare da 5, dove ho saltato io, 10 e 15 metri, fino a 15 metri dove ho saltato io con un nostro amico. Ma più che altro non è poi... solo una cascata, ce n'è una enorme, poi una più piccola, cade una più piccola, una ancora, cioè è pieno. E poi si può fare appunto questa cosa che scivoli, ti metti così e fai giù per la cascatina col giubbottino, se no muori. Diciamo, quando staremo? Perché la prima della mattina è quella più scenografica, mentre questa del pomeriggio Aling Aling è quasi... Cioè stai lì anche un po' di più. C'è un parco appunto... divertimenti naturale. Sì, esatto. Perché non c'è nulla, cioè sono proprio le cascate, proprio selvagge. Ovviamente c'è l'ingresso da pagare, 7 euro mi sembra. No, però ne vale la pena, veramente belle. Un altro giorno più tranquillo con meno ore di scooter può essere andare alle terrazze di riso di Tegalalang. Che belle che sono. Che sono solo a 20 minuti di scooter da Ubud e lì il consiglio è quello di andare... E proprio perdervi, andare dentro, perché è proprio infilandovi. È un labirinto, cioè non... Infilandovi dentro che troverete i paesaggi più belli. Una cosa famosissima da fare a Bali è vedere un vulcano, ovviamente. E di solito si fa il trekking sul vulcano Batur all'alba, che però noi l'abbiamo fatto e lo sconsigliamo. Perché? Primo, perché ci sono un sacco di persone. Cioè, a noi non danno fastidio i posti con tanta gente, poi se vai a Bali... Perché anche noi siamo turisti, siamo persone, quindi... Devi aspettartelo, perché Bali è turisticissima, però lì, essendo la stradina, il percorso stretto, c'è una fila chilometrica, poi nel buio, tutti con la torcia, sembra un formicaio, è qualcosa di che non ne vale la pena, poi c'è anche il rischio di arrivare su e vedere nulla, perché è tutto coperto dalle nuvole. Se volete fare un trekking nella natura, magari vedere un vulcano, quello che consigliamo sono due cose, o andare con calma la mattina col proprio scooterino al vulcano Batur e fare il trekking di pomeriggio, oppure fare il trekking sul vulcano più alto di Bali, il vulcano Agung. Però quello già forse per comodità è meglio pernottare lì vicino dove inizia il trekking e poi partire la mattina, perché è un trekking bello tosto, sono 1500 metri di dislivello, quindi sarebbe meglio partire già da lì. Consiglio, essendo che è un vulcano attivo questo, controllare sempre prima di partire se è accessibile oppure no, perché per motivi di allerta, di sicurezza, nel passato è stato chiuso, è stata delimitata la zona intorno al vulcano. Cambiamo isola poi con direzione Nusa Penida. Nusa Penida?
Nusa Penida. Cambiamo isola poi con direzione Nusa Penida. Partiamo dal porto di Sanur, il traghetto dura circa un'ora, dipende dalla marea, e qui ci sono un sacco di spiagge bellissime e anche molto famose, come appunto la Kelinging Beach, quella a forma di T-Rex. Però consiglio, se volete scendere, attenzione, perché il sentiero anche qui è molto stretto e molto scosceso, è molto tosto, quindi se volete scendere assolutamente portatevi le scarpe da trekking e contate che per scendere, per salire vi va via più di un'ora. Poi vicino alla Kelinging Beach c'è la Broken Beach, che anche qui è una sorta di scogliere tutte a forme strane però molto alte, molto belle, dove le onde si scontrano e formano delle degli scatti bellissimi. E qui l'anno scorso abbiamo visto con il viaggio di gruppo i delfini liberi nell'oceano, è stato bellissimo. E un'altra spiaggia molto famosa da vedere, che però è dall'altra parte dell'isola, quindi da raggiungere con lo scooter magari il giorno dopo se si pernotta nell'isola, è la Diamond Beach. Lasciamo Nusa Penida direzione Isole Gili, che sono delle isole fantastiche, però prima, per arrivare alle Isole Gili bisogna prendere un traghetto che non la stiamo esagerando. Il traghetto è un po' ballerino perché si chiamano fast boat e vanno veloce, col mare mosso. Quindi, se soffrite di mal di mare, io vi consiglio, come me, prendete la Xamaninina, una roba del genere, veramente qua, e veramente funziona. Voi la prendete e dormite, quindi non sentite proprio il mal di mare. Siccome il traghetto dura 2 ore e mezza circa, no, è tosto, è un traghetto bello tosto, prendetela. Però una volta finito questo viaggio della speranza sbarcherete in paradiso, perché le isole sono, c'è l'acqua cristallina, lì c'è il mare bello, lì c'è il relax, lì c'è lo snorkeling, c'è un'alta probabilità di vedere le tartarughe marine, ci sono state sott'acqua, qua ci sono scooter sott'acqua, c'è un sacco di cose, e le tre isole sono quasi suddivise alla perfezione, perché c'è Gili Travangan, che è l'isola meno costosa, leggermente più grande, e l'isola della Movida. Ci sono un sacco di locali di festa, Movida. La sera ci sono anche sulla spiaggia tantissimi concertini belli, chill, col materasso, no? Veramente spettacolare. Poi quella in mezzo, Gili meno, è l'isola più tranquilla, è praticamente deserto, vuota, non c'è festa, non c'è niente. Però se volete potete dormirci, noi ci abbiamo dormito, ma non c'è assolutamente niente. È stato addio. Cioè, se volete proprio il nulla totale. E poi c'è Gili Air, che è la metà. La via di mezzo giusta. Noi consigliamo di star lì 3-4 giorni, così magari da vederle tutte, oppure da vedere Gili Travangan e Gili meno. Prima di prendere l'aereo per tornare in Italia, noi abbiamo trascorso gli ultimi due giorni nella zona di Seminyak, Canggu e Kuta, che è la zona, diciamo, che ci è piaciuta un po' di meno perché è la meno autentica, la più turistica, dove ci sono un sacco di locali, di ristoranti internazionali. E qui la cosa bella però è che si può fare la prima lezione di surf, e l'abbiamo fatta anche noi, perché il fondo è sabbioso, le onde non sono così alte, ovviamente anche dipende dalla giornata, però è più fattibile. E devo dire che dopo un'oretta io ed Edo siamo riusciti a stare in piedi. Dipende molto 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 dalle onde che ci sono, ovviamente, con la guida, cioè con la... No, istruttore, con 15 euro un'oretta, via. La chicca di questo posto ultra turistico è che ci sono tramonti spettacolari, perché le spiagge sono lunghissime, quindi la luce del sole viene specchiata sulla spiaggia, quindi viene fuori una fotografia perfetto. Ovviamente, essendo una zona più turistica, costa anche tutto molto di più, quindi tutti i ristoranti, tutti i souvenir, tutti i negozi. Rispetto alla Bali più autentica, è una zona un po' più... l'Europa di Bali. Esatto. E una gita qua di un giorno che si può fare è verso il tempio di Tanalot, che è uno dei templi più antichi dell'isola, e vicino a questo tempio c'è anche la spiaggia nera. Sì, ce ne sono un paio. Che è molto particolare, di formazione vulcanica. Se vi diciamo il nome di una, è la Pantai Pasut Beach. È finito l'itinerario. Siamo proprio contenti, fatecelo sapere se utilizzerete questo itinerario per il vostro viaggio a Bali. Noi siamo super innamorati di quest'isola. Ci torniamo quest'estate. Grazie di averci guardato. Noi ci vediamo al prossimo video!